Noi Famiglia Falcone abbiamo sempre privilegiato l'immagine pubblica di Giovanni Falcone, abbiamo voluto darlo alla collettività perché sappiamo che è un grande esempio. Io credo che Francesca sarebbe felice che Giovanni oggi invece sarà al Pantheon, perché negli anni futuri, direi nei secoli futuri, ricorderà sempre. L'altro passo da fare è quello sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Sì, questo è il lavoro che abbiamo di fronte. C'è un disegno di legge, anzi ce ne sono diversi depositati nei due rami del Parlamento. Ora si tratta di fare ordine nell'arco dei prossimi mesi, arrivare a una definizione finale. Credo che nell'arco dei prossimi 3 o 4 mesi possiamo portare a casa anche questo risultato. Io penso che la formula che abbiamo scelto quest'anno delle piazze della legalità, che può collegare l'Italia dal nord al sud, mettendo in rete concretamente 40.000 ragazzi oggi, ma che poi è un numero destinato a crescere, sia una risposta molto bella, non solo per il recupero della memoria, ma per la diffusione di questa cultura della legalità a cui tanto teniamo. Per me è una giornata particolare perché lo ricordo insieme a tanta gente, a tanti ragazzi, a tanti giovani, ma devo dire che io l'ho sempre dentro di me e mi aiuta il suo ricordo nei momenti più difficili. Quello che ci hanno lasciato Falcone, Borsellino, quello che ci hanno lasciato tante persone, è un patrimonio che noi dobbiamo valorizzare e proiettare verso le nuove generazioni. Grazie, grazie mille.